Signori, bentornati in un nuovo episodio di Resident Evil 2 Remake. Nell'ultima puntata finalmente avevamo trovato i tre medaglioni e siamo scesi qua nel passaggio che però si è chiuso. Quindi per adesso non possiamo più accedere alla centrale di polizia. Tuttavia, ci ritroviamo in questa stanza che è una safe room. Finalmente abbiamo potuto infatti salvare e avevamo raccolto un paio di cose. Di colpi siamo messi alla fine non male. Io direi di posare i colpi pompa per adesso. Li depositiamo. Minchia, è un po' che non ci gioco, quindi un po' con i comandi ci devo riprendere la mano. Abbiamo 13 colpi pompa che potrebbero farci veramente comodo. Ma per adesso andiamo semplicemente così. Cosa ci sarà da questo lato? In teoria, secondo... Oh, ma se no sai che ti dico. Io il pompa per sicurezza lo prenderei. Non si sa mai. Dai, dai, prendiamoci pure il pompa, ci sta. Avevamo visto dal taccuino che alla fine questo passaggio sotto la statua dovrebbe portare a una stanza che era segnata col punto interrogativo, che poi risale dal parcheggio, che penso dovrebbe essere poi il punto dove noi usciamo. Mamma mia, proprio è bello inquietante sto gioco. Guarda che atmosfera, raga. Non è malvagio, come è fatto. Qua si può ancora scendere. Vorrei vedere cosa c'è. Ma c'è una mappa? Ok, siamo sulle scale dei sotterranei, ma non abbiamo un piano dei sotterranei e quindi non possiamo vedere le stanze mancanti. Cosa c'è a terra? Granata a frammentazione. Ha questa funzione esattamente come il coltello. Cos'è sta roba? Oh, c'è qualcosa qua dentro. Però ci vuole un qualcosa per aprirlo, che noi non abbiamo. Forse una tessera, una chiave. E qua c'è una porta chiusa. Va bene, però qua dobbiamo tornarci. C'è la teca delle armi speciali. Dobbiamo provare a tornarci. Va bene, risaliamo e passiamo di qui. Oddio, raga, non mi piace già. Proviamo ad andare piano. Minchia, qua dove stracazzo siamo? Qua cosa c'è? Niente. Vediamo di qua. Ok, qua posso spostare il passaggio. Mamma mia, comunque sto gioco è fantastico, raga, da giocare, da fare, veramente. Oddio, oh, wow. Porca puttana, siamo lo sceriffo noi, come si permetta? Aborto vivente. Oddio. Oh. Ma... Mamma mia, ma che cazzo... Ma io devo... Minchia, ma mi sa che non si fa un cazzo. Io ho tirato la granata, Ah, è l'occhio, no, mi sono chiuso. Una pianta rossa. Oddio. Una pianta verde. Oddio. Ai. Madonna, raga. Madonna. Brutto, brutto. Questo fa... Ah, un casino. Aspetta. Calma, calma. Combiniamo l'erba, usa. Porca puttana, stiamo sprecando roba. Abbiamo dei munizioni. Un'altra granata? Cosa ci fa comodo? Dobbiamo combatterlo, ragazzi. Sono... Oh. Che cazzo è successo? È morto? Dubito. Ok. Vai via, vai via. Oh cazzo. E non so manco se sta morendo. Sì. L'ho fatto? Oddio, ragazzi, ce la siamo pure giocata bene, senza spreco di colpi, ma meno male che abbiamo portato il pompa. Penso che abbiamo fatto un mare di male con il pompa. Chissà chi era questo.
Qualcuno mi sta osservando. Allora, io darei una controllatina ancora qua, perché, ecco, essendo una boss fight, qua c'erano vari angolini con qualche scorta. Abbiamo pure una granata a frammentazione che c'è rimasta, eh? Non abbiamo manco sprecato tutto quello che avevamo. Non dovrebbe esserci più nulla, in teoria, perché non è manco segnato nella mappa. Però diamo un'occhiatina così rapida. Qua c'è la scala, da dove ce ne andiamo. Quindi noi siamo caduti qua, spinti da quello lì, e abbiamo dovuto affrontare una boss fight, che era tosto, raga, se qua ci andavamo senza pompa. Guarda il taglio che mi è rimasto sulla spalla. Quanto è figo questo gioco. Mamma mia, troppo bello. Proprio un survival horror come quelli che piacciono a me. E quindi siamo risaliti. E questa dovrebbe essere la stanza dell'armadietto che avevamo aperto da questo lato, che poi è caduto tutto. Non vedo però nulla in questa stanza di interessante. Invece no. C'è un armadietto con dentro polvere da sparo e una pianta verde. E ne abbiamo due. Se troviamo una pianta rossa possiamo combinarle. Al pompa abbiamo 4 e 5 colpi di ricarica. Sarebbe bello anche trovare una polvere da sparo gialla. Magari facciamo qualche colpo pompa che non ne abbiamo. Ok, qua c'è una leva da tirare. Penso che spostiamo questo. Ah sì, e lo colleghiamo. Ok. Perfetto. Minchia, raga, Resident Evil 2, quello originale dell'epoca, mamma mia, cioè, vederlo così è un'altra roba. Sarebbe bello fare un remake così pure di quello della mansione, della Villa Spencer. Ok, qua dove siamo? Ah, è una safe room. È una safe room, molto buono. Intanto salviamo. Qua c'è qualcosa. Cos'è? Non ci crederò mai nella vita. Un altro borsello, raga, stragraditissimo. E poserei il fucile a pompa per adesso. E pure i colpi di conseguenza, la polvere da sparo anche. E una pianta verde, ma anche un colpo. E la granata, ce la possiamo pure tenere volendo. E ci prendiamo pure le assi. Non si sa mai, dovremmo barrare qualcosa. Tanto di slot ne abbiamo. Perfetto, salendo da qui in teoria dovremmo essere nel parcheggio, quindi... Esatto. Ma tu guarda da dove passava sta statua. Forza Leon, senza paura, vai via. Ma minchia, raga, ho sentito tipo il ringhio. Ma ci sono i cani? Wow. Questo è poi un ululato, dai. Proseguiamo. Mamma mia. Qua c'è un'auto della polizia, ma c'è qualcuno? Ci vuole una carta. Ah, attenzione, un filmato. Diavolo. No, oh no. Cos'è, uno scherzo? Minchia, questi sono cani della polizia, raga. Sei. Sta attento. Abbassala. FBI. FBI. Mi scusi. Grazie. Per l'aiuto. Ma chi è questo? Strano, tu sia ancora vivo. FBI, eh? Che succede qui? Mi spiace. Informazione confidenziale. Dove va? Per il tuo bene. Smetti di fare domande e vattene da qui. Minchia, e chi cazzo è questa? Ehi! Ottieni la testa del parcheggio. Non abbiamo finito! Ok, quindi qua siamo nel parcheggio. Allora, il garage principale è bloccato. Ci vuole una tessera. Possiamo vedere intanto qua in giro. Magari si aprono i bagagliai delle auto. Non possiamo fare niente. Vediamo se qua c'è qualcosa. C'è un altro bagagliaio, ma niente. E qua c'è la scala, che ha a sua volta pure la safe room. E qua davanti abbiamo due porte. Una qua e l'altra di qui. Questa si può aprire. Ok, questa è chiusa. Vediamo se ci dice come è chiusa. Porta chiusa, no. Sarà chiusa magari dall'altro lato.
E questa si apre. Minchia, qua ci sono pure i cani, mi preoccupa questo. I cani sono un problema. Siamo tipo su dei corridoi, da questo lato abbiamo due porte. Già li sento da qui i cani, dobbiamo di andare piano. Un poligono di tiro. Nota smaltimento attrezzatura. Oggetto da smaltire, chiave della volante 7439. Chiave piegata e inutilizzabile. Usando i pulsanti però si possono ancora aprire le portiere e il bagagliaio. Quindi c'è una macchina che si apre nel parcheggio. E qua c'è una scatola. Vediamo se si può aprire, esamina. Oh. Ok. Ah, la chiave dell'auto. Bam. Esamina, cos'è? Volante 7439. Ok. Ok, ok, ok. Bene, bene. Un messaggio da Mr. Raccoon. Ciao bambini e bambine, sono io, il vostro amico dello zoo di Raccoon City. Tutto bene? Oggi voglio parlarvi di una cosa che mi sta davvero a cuore. Conoscete i favolosi pupazzi di Mr. Raccoon, vero? E un uccellino mi ha detto che ora va di moda usarli per tiro a bersaglio. E la cosa mi rende davvero triste. Ma dei bravi bambini non farebbero mai una cosa simile, vero? Una super mega ultra. Sai sta cosa mi fa pensare? Tipo le bambole che avevamo visto nella centrale di polizia, che erano un po' strane. Magari sono tipo dei collezionabili. Non è il primo gioco che mette queste bambole così, che le distrugge in giro per insomma per la zona di... Ah, qua ci vuole una chiave di quadri, ma noi non abbiamo. E qua possiamo dall'altra parte del poligono. Questi si alzano sicuro, 100%. Devo solo vedere se qua c'è qualche cosa. Qua ci sono dei colpi pompa. Tu non ti alzi? Ah, tipo questo. Minchia, ma devo sprecare un colpo? C'è il coltello? Vabbè, dai. Vedete? Certo, ho sprecato un colpo, eh. Sarebbe bello trovare un pugnale per ste robe. Però ci ha fatto capire più o meno come funziona. E il poligono l'abbiamo esplorato tutto. C'è soltanto una porta di quadri a cui noi non possiamo accedere perché non abbiamo la chiave. Poi qua c'era un'altra porta che si va di là. Qua penso sia chiusa. Guarda, c'è un divano, hanno messo davanti l'entrata. E questa è chiusa. Penso ci... non lo so, magari c'è la corrente spenta. Ok, quindi ci tocca andare da quest'altro corridoio. Mamma mia raga, qua è pieno di cani. Qua c'è una pianta rossa graditissima perché avevamo piante verdi e quindi possiamo fare dei medicinali. Ah no, è una pianta blu. E cosa succede se combino la blu con la miscela di piante? In teoria dovrebbe essere tipo un antidoto. Vediamo se esaminiamo. Una miscela di due piante rimuove ogni tossina dal corpo, vedi? E ripristina la salute. Minchia, è OP. Dio, qua ci sono le gabbie. Sono pure aperte. Oh. Minchia, chissà se aprono. No, ragazzi, quasi quasi li eliminerei ora. Non so se ho fatto la scelta giusta, ma... eliminarli ora significa che se dopo devono uscire, qua ci abbiamo tre cani. E non è il massimo. Come vedete ci vogliono quattro colpi di pistola e i cani sono veloci. Non sono come gli zombie. Speriamo soltanto che non si rialzano come gli zombie. Quindi spero di averli uccisi. Comunque se qua scendiamo ci dovrebbe essere una porta. Guarda lì, c'è pure il passaggio per i cani, per oltrepassare le porte. Quindi non ti salvi nemmeno se corri, passano da qua gli infami. Ok, siamo dall'altro lato del corridoio barrato. Minchia, qua c'è una serranda. Minchia, è un obitorio. Reparto autoptico numero 53477. Nome del deceduto: Justin Hanson, maschio, caucasico, 39 anni. Trovato morto nel letto di una cella del personale. Le mani sono contratte per il rigor mortis. Che scomparirà presto. È probabile che sia morto appena spente le luci. Il deceduto era un noto cleptomane, condannato in più occasioni. Nonostante fosse detenuto, il suo disturbo lo portava a compiere furti anche in prigione. Nicchia, questi si aprono. No, raga, bruttissimo. Io non li voglio aprire. Non li voglio aprire. Mi sa che devo. Ah, posso aprire però piano piano. Aspetta. Ok, questo non c'è niente. Non si apre più di così. Oh, cazzo. Si alzano sicuro. Guarda questo. Ah, c'è qualcosa? Madonna. Non ci credo. Chiave di quadri. Però, oh, porca. Sì, ma sei infame. Oh, cazzo, raga. Minchia, questo che si rialza. Oddio. Cosa cazzo è successo? Oh, e muori. E va a cagare. Questo mi auguro sia morto. No, che infamata. Devo aprire gli altri.
Come dire, che si è rialzato già? Minchia, non mi piace questa cosa. Non mi piace. Questa è una donna. Dio, come è morta. Questa si muove, sì, ma non ha niente. Ritorna dentro così evitiamo brutte sorprese dopo, magari. E questo è chiuso. E fortunatamente questi non si stanno rialzando, che è un bene. Minchia, quanti colpi ci sono voluti? Qua ce n'è un altro. Fammi aprire la mappa. Vedete, c'è ancora qualcosa nell'obitorio. Questo significa... Guarda lì, vedo una stordente. No, mamma mia, non ti muovere. Chissà se ne è valsa la pena prendere una stordente se si rialzava. Non penso. In teoria le stordenti possono essere usate un po' come usi il coltello. Quindi quando ti afferrano puoi usarla con spazio. Però rimuove il suo effetto. Io onestamente le stordenti, come vi dicevo qualche episodio fa, penso che siano un po' utili con il legno. Oddio, che schifo! Che schifo! Ah, che schifo, mi fanno troppo schifo gli scarafaggi, raga. Chiudi. La mia più grande paura, altro che zombie. Oh, pianta rossa, attenzione. Questo è utile. Perfetto, è l'ultimo. Qua non penso ci sia qualcosa, perché c'è pure la porta. Vediamo se abbiamo preso tutto. Perfetto, possiamo andarcene da qui. Abbiamo la chiave di quadri, quindi intanto possiamo ritornare. Qua passiamo dal canile, che tra l'altro c'è ancora qualcosa. Non abbiamo preso tutto qui, perché mi risulta rosso ancora il canile. Quindi c'è qualcosa che non abbiamo preso. Ok, il problema è cosa? Oh, polvere da sparo di alta qualità. Con questa qui possiamo fare i colpi pompa. Bene, vediamo se abbiamo completato tutto. Sì, il canile è fatto. E abbiamo la chiave. Che rumori strani. Abbiamo la chiave di quadri. Non dimentichiamocela. Qua a destra, verso il poligono, c'era quella porta che si apriva con la chiave di quadri. Quindi è lì che andrei. Abbiamo abbastanza slot da poter fare tutto. Ricordiamoci pure che abbiamo il telecomandino. Minchia, si sono alzati quelli del poligono. Madonna. Siamo. Ok, minchia, qua ci chiudiamo malissimo. Siamo in uno stanzino del poligono. Speriamo di trovare cose. Un altro rullino. Veloci. Dovremmo aver finito. Sì, dovremmo aver finito. Però questa cosa è un chiaro riferimento che noi sulla centrale di polizia ci ritorneremo. Mamma mia. Vai via, demonio. Alla centrale di polizia noi ci ritorneremo a sto punto, perché se no non c'è altra spiegazione. Abbiamo la chiave di quadri che serve anche là. Abbiamo il rullino che si deve portare lì. E adesso avevamo questa chiave qua. Esamina. Vediamo se premiamo. Ah, calcio per Matilda. Ma noi non la stiamo più usando. Vabbè, però io direi di fare una cosa. Scendiamo sotto. Scendiamo, andiamo nella safe room che siamo fullati. Ci attrezziamo per bene e vediamo. Allora, intanto possiamo il rullino foto, che per adesso non ci serve. La polvere da sparo, volendo, possiamo combinarla e fare dei proiettili per il pompa, che depositiamo. Guarda, abbiamo un mare di medicine, cartucce. Ma siamo messi proprio da Dio. Che addirittura occupa due però con questo calcio. Che cagata. Quindi adesso poi la scartiamo. La granata stordente, sai che ti dico, ce la teniamo. E questa qui la depositiamo. E io direi che per questo episodio possiamo anche fermarci qui. Abbiamo conosciuto dei personaggi, cioè abbiamo battuto un boss. Abbiamo conosciuto quella persona che non, dell'FBI, che non sappiamo ancora chi è. Ma soprattutto sappiamo che qua ci sono dei cani e che sicuramente torneremo alla centrale di polizia. Signori, alla prossima!